Amici, io non so voi, io sono disperato dalla burocrazia italiana, ci ho passato veramente tanti anni. E poi adesso vi dico una cosa personale, e dopodiché 12 anni fa mi sono trasferito in Inghilterra e ho scoperto un mondo incredibile. Peraltro è una quinta città italiana in realtà, perché ci sono 700.000 italiani. Io vivo in Italia, parlo in italiano praticamente tutto il giorno, vedo pochissimi inglesi. Ed è un italiano diverso, come dire, da Roma mi sono trasferito a Milano. Dovete sapere delle cose che forse non si sanno, a cui noi non siamo abituati, ed è solo pazzesco anche pensare che possano esistere. Allora, dovete sapere che qui c'è gente che non ha mai avuto un documento in vita sua, perché se non ha la patente, non ha il passaporto, non ha documenti, perché la carta d'identità non esiste, non è mai esistita. Quindi, in sostanza, le forze dell'ordine, se ti devono riconoscere, ti riconoscono perché tu dici chi sei, o banalmente per qualsiasi altra attività. Se dici una bugia, ovviamente le pene sono elevate. Ma nessuno lo dice, cioè sono pochissimi. Non esistono le denunce. Beh, avete presente la fatica a correre ai carabinieri a fare la denuncia? Non c'è la denuncia, solamente in casi proprio estremi di cose che veramente devi denunciare. C'è un reato in corso, una cosa seria, ma per perdere una carta di credito non ci vuole la denuncia. Se perdo l'equivalente del bancomat, non serve la denuncia. Se perdo l'equivalente della patente, non serve la denuncia, perché vado online, clicco, 2 giorni mi arriva il sostituto, pago 20 euro, l'equivalente, e mi arriva indietro quello che ho perso, me lo ridanno subito, senza denuncia, non serve a niente. Peraltro anche la patente è una cosa che puoi avere, ma non è necessario averla. Quando tu acquisisci come dire, sei abilitato alla guida, e questo è scritto all'interno della motorizzazione, non serve andare in giro con un oggetto. Se ti fermano i poliziotti con un computer, istantaneamente sanno quella macchina, di chi è, come mai, eccetera, tu chi sei, tu dici chi sei, e loro in un secondo vedono che la faccia è dal computer è esattamente quella che tu dici di essere, quindi l'equivalente alla fine del documento. Non serve tutto ciò, non serve avere la patente. C'è gente che non ce l'ha proprio, non l'ha mai ottenuto il pezzo di plastica, perché se vuole può anche farne a meno. Uffici pubblici mai visto uno, mai, praticamente non so che cosa siano, non esistono, è tutto completamente online, non esiste, non servono PEC, stranezze, perché l'email ha valore legale. E ce ne sono tante altre così che magari un giorno vi racconterò, no? È un servizio o qualcosa. Volevo però intanto condividerlo con voi, perché essendo nato anch'io in un paese dove per me era normale dover fare certe cose, pensavo che non ci fossero modi diversi, e invece i modi diversi ci sono. Speriamo di far qualcosa, speriamo soprattutto che chi oggi è in grado di cambiare l'Italia prenda in mano questi esempi che arrivano da altri paesi, che hanno i loro difetti, e a volte magari anche peggiori dell'Italia, perché poi come si mangia in Italia, come si vive in Italia, gli italiani, è una cosa straordinaria. Beh, tuttavia io qui ne ho incontrata tanta, cioè c'è tanta Italia, no? Per come vivo io in Inghilterra. Però c'è anche molto da imparare da altri paesi, e questo è un esempio forte che secondo me ci può cambiare la vita.